Anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati e come sempre vediamo alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo in questa edizione. In apertura alla pagina della cronaca con l'arresto da parte dei carabinieri a Forio di un ventenne incensurato per spaccio di droga, sequestrato 1,1 kg di hashish. A Capri 8 persone sono state rinviate a giudizio per abuso d'ufficio e falso ideologico, tra questi l'ex capo dell'ufficio tecnico del comune di Capri e i componenti della commissione edilizia. C'è poi la politica con l'albergatore isolano Aldo Presutti che annuncia l'arrivo ad Ischia per venerdì prossimo 25 gennaio dell'onorevole Cantalamessa, coordinatore regionale della Lega. C'è poi il calcio per il Real Forio e l'Ischia, non cambiano gli allenatori, infatti Isidoro Di Meglio e Ciro Bilardi restano al loro posto, le società confermano, non si sono mai dimessi. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo, dopo la pubblicità. La scuola è la chiave del tuo successo, è la porta per il tuo inserimento nel mondo del lavoro. Per un futuro senza brutte sorprese, scegli in modo consapevole. Scegli l'Istituto Superiore Cristoforo Mennella. Ecco i nostri indirizzi di studio. Tecnico Tecnologico Nautico, Tecnico Tecnologico per la Logistica, Tecnico Economico per il Turismo, Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica. E dal prossimo anno, due importanti novità. Nuovo indirizzo, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, Corsi Serali per gli indirizzi Nautico, Turistico, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, la professionalità dei suoi insegnanti, i laboratori aggiornati alle nuove tecnologie, la didattica innovativa ed inclusiva, gli stage nelle aziende del territorio garantiscono il successo formativo per ogni studente e l'accesso con adeguati requisiti alle facoltà universitarie. Per un futuro senza brutte sorprese, per l'inserimento da protagonisti nel mondo del lavoro, scegli l'Istituto Superiore Cristoforo Mennella. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, dentascan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Per una casa più sicura, rivolgiti a noi, rivolgiti a DecoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di DecoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità, rivolgiti a DecoArt, un marchio Ecoferro per una casa sicura ed antisismica. DecoArt, artigiani per il tuo ambiente. Forio, spacciatore arrestato con 1,1 kg di hashish, un ventenne incensurato è stato fermato dai carabinieri e trasferito a Poggio Reale. Si cercano i fornitori della droga. Capri, abuso d'ufficio, 8 rinvii a giudizio, 8 persone, tra cui l'ex capo dell'ufficio tecnico del comune di Capri e componenti della commissione edilizia rinviati a giudizio per abuso d'ufficio e falso ideologico.
Lega Presutti, il 25 gennaio l'onorevole Cantalamessa ad Ischia, l'albergatore ischitano, annuncia la visita sull'isola del coordinatore regionale del partito di Salvini. Calcio, panchine salde per Di Meglio e Bilardi. Real Forio e l'Ischia rinnovano la fiducia ai due tecnici che restano al loro posto. Le società confermano non si sono mai dimessi. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Apriamo quindi con la pagina della cronaca. Operazione antidroga dei carabinieri a Forio. I militari della locale stazione hanno infatti tratto in arresto un giovane incensurato, AC, le iniziali, ventenne foriano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato sorpreso mentre nascondeva nell'auto 1 kg e 100 g circa di hashish, suddiviso in 10 panetti, alcuni dei quali contrassegnati dal simbolo di Batman rappresentato da un pipistrello. Il ventenne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale a Napoli. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alla fonte alla quale si serviva l'arrestato per l'approvvigionamento della droga, che poi distribuiva attraverso i suoi canali isolani. 8 persone, tra cui l'ex capo dell'ufficio tecnico del comune di Capri, componenti della commissione edilizia, un tecnico e il proprietario di un immobile, sono stati rinviati a giudizio dal GIP del Tribunale di Napoli Eliana Franco a vario titolo per abuso d'ufficio e falso ideologico. Il GIP ha accolto le richieste del PM Monica Campese, che ha coordinato le indagini dei carabinieri della stazione di Capri e della compagnia di Sorrento. Ne dà notizia l'agenzia ANSA. I reati contestati agli imputati si riferiscono ad una pratica relativa ad un condono edilizio. Secondo gli inquirenti sarebbero stati commessi falsi, con alterazione dei grafici originari, procurando un ingiusto vantaggio al proprietario dell'immobile attraverso la realizzazione di ampliamenti di superficie per 57 metri quadrati. Nella vicenda il comune di Capri è ritenuto dal PM parte offesa. Il processo inizierà a maggio. Occorre usare il pugno duro contro la illegalità nella pubblica amministrazione, a maggior ragione quando si tratta di abusi edilizi. Così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli commenta il caso degli 8 rinvii a giudizio per il falso condono edilizio a Capri. I 7 funzionari del comune, qualora siano ritenuti colpevoli, devono essere puniti duramente. Prima sul piano penale, dice Borrelli, poi con il licenziamento in tronco. In questo caso sussiste l'aggravante delle falsificazioni di documenti legati alla pratica per il condono edilizio in un'isola che rappresenta una pietra miliare del patrimonio paesaggistico del nostro paese. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domattina l'avviso di criticità idrogeologica di colore giallo attualmente in vigore per piogge e temporali sulla fascia costiera. L'allerta riguarda anche le isole, il Golfo di Napoli e la città di Napoli. Proseguiranno le precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale, con possibili raffiche di vento nel corso dei temporali stessi. Ed il sindaco di Casamicciola, Giambattista Castagna, in seguito al perdurare dell'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, ha diffuso un ulteriore avviso nel quale invita ancora la cittadinanza a prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti anche questa notte fino a tutta la giornata di domani, mercoledì. Ad Ischia sono in corso avanzato di realizzazione i lavori a via Francesco Buonocore, il famoso canalone. Questo il primo passo verso la riqualificazione dell'intera zona, conferma l'assessore Paolo Ferrandino. Sentiamo. Sono in stato avanzatissimo di esecuzione, quasi al termine, i lavori del canalone in via Francesco Buonocore. Assessore Ferrandino, a che punto siamo e se ci sono altri interventi? Perché ricordiamo che c'erano altre idee di progetto per l'intera area. Quando si tratta di zone così delicate come quella di via Buonocore, che sono, come dire, il primo spazio libero dopo il porto, anche in corso di esecuzione di opere ti viene sempre da pensare se quella è la soluzione migliore o c'è da migliorare ancora. E in verità il lavoro va avanti e sta continuando ad andare avanti e si sta pensando anche ad altre soluzioni migliorative, chiaramente, nell'ambito dell'intervento stesso. Di sicuro prima di Pasqua dovrebbe essere completata l'opera e mi auguro che noi nel frattempo, studiando delle soluzioni alternative che riguardano prevalentemente le macchine in sosta in quella zona, senza penalizzare alcuno, ma senza neanche penalizzare quello spazio e quella prima veduta verso le spiagge e verso il mare del nostro territorio, stiamo cercando di capire se possiamo fare altro o integrare quello che stiamo facendo. Questa è la verità, perché noi sulle cose che andiamo a fare non abbiamo
abbiamo, come dire, l'assoluta certezza che è la soluzione migliore. Nel fare nascono altre idee. Ci sono anche, ecco, per esempio, la Piazza degli Eroi. Diciamo che questa delimitazione che è stata fatta è la sperimentazione della funzionalità per le macchine, per gli spazi residuali. Quindi noi molto spesso, diciamo, andiamo a calare delle situazioni anche con la certezza, con la possibilità eventualmente di andarle a migliorare anche su quello che sono situazioni pratiche e visive, su quello che possono essere consigli e suggerimenti che portano a pensare cose diverse da quello che fino a quel momento si era ritenuto ottimale. A Procida, lavori in corso da ieri per continuare la realizzazione della rete del metano che interessano la via Vittorio Emanuele. In questa fase le operazioni comporteranno una serie di disagi per la viabilità dell'intera isola, obbligata a percorsi alternativi o a chiusura del transito. Per questo motivo è intervenuto il sindaco Dino Ambrosino. Ieri si sono avviati i lavori del cantiere più complicato che ci troviamo a gestire, dice il primo cittadino. Alcune disfunzioni si stanno comunque correggendo, consapevoli che solo chi non fa non sbaglia. Concluso questo intervento, una gran parte dei procidani potrà liberamente decidere se fruire della comodità del metano. Cercheremo, dice il sindaco, di limitare i disagi, chiedendo ad Italgas di accorciare i tempi e andando incontro alle richieste dei cittadini. Garantiamo la nostra presenza quotidiana per seguire costantemente lo sviluppo del cantiere. La politica. Venerdì prossimo, 25 gennaio, l'onorevole Gianluca Cantalamessa della Lega sarà ad Ischia, lo annuncia l'albergatore Aldo Presutti. Il coordinatore regionale del partito di Salvini incontrerà gli imprenditori per rilanciare l'isola. Sentiamo Presutti. Siamo all'Hotel Solemar con il dottor Presutti. Prossimamente qui ci sarà un incontro importante con la Lega, con l'onorevole Cantalamessa. Lo possiamo annunciare questo incontro? Sì, l'incontro ormai è ufficiale, l'onorevole Gianluca Cantalamessa ha dato la sua disponibilità di venire a Ischia e di incontrarsi con tutti gli imprenditori dell'isola per dare una svolta alla problematica isolana e cercare, visto che lui al di fuori di essere coordinatore nazionale della nostra regione è anche un deputato e vuole dare un suo contributo nel rilanciare l'isola di Ischia. Possiamo dire che la Lega sveste un po' i panni della Lega Nord e ora inizia a abbracciare gli interessi anche del meridione della nostra isola? Beh, diciamo, la Lega ormai parla di un partito nazionale, non esiste più Lega Nord e Lega Sud, no, esiste la Lega che abbraccia tutto il paese. La Lega fa parte del governo, il governo ha nelle sue intenzioni a fare il cambiamento vicino al popolo, vicino all'imprenditoria e vuole rilanciare in particolare la zona più oggi in difficoltà, che è il meridione, il sud dell'Italia, e da lì vuole dimostrare che cosa è in grado questo governo nel cambiamento e nella miglioria di tutto quello che è il benessere di tutti i cittadini del nostro paese. Possiamo dire che il 25 è un incontro importante per gli imprenditori, proprio per far conoscere i nostri problemi e cercare delle soluzioni. Sicuramente noi abbiamo già accennato un po' all'onorevole quali sono i nostri problemi, che poi lui lo conosce perché è del nostro territorio, lui sa anche che Ischia fa un fatturato che è sicuramente tra se non addirittura il fatturato più alto delle mete turistiche del Golfo di Napoli, ragion per cui lui vuole dimostrare che il suo intervento sia un intervento non come intervento di morde e fuggi, ma un inizio di rapporto che deve da Ischia iniziare nel cambiamento anche per quello che riguarda il meridione. Per la promozione turistica dell'isola esiste già un progetto predisposto da una società del Trentino e condiviso tra commercianti, albergatori e i 6 sindaci dell'isola. Lo ricorda Marco Bottiglieri, presidente ICOM. Però intanto il progetto non si è avuto più notizia, si è bloccato inspiegabilmente. Sentiamo Bottiglieri. Isola d'Ischia, che ha bisogno di una promozione seria e di un rilancio sui mercati nazionale ed internazionale. Quale tipo di intervento possibile, Marco Bottiglieri?
Spesso noi diciamo che bisognerebbe fare qualcosa, dobbiamo iniziare a fare qualcosa, ma si dimentica spesso che noi nei tanti incontri che abbiamo avuto anche con Federalberghi abbiamo predisposto e abbiamo condiviso un progetto importante di una società del Trentino Alto Adige che vedeva proprio la promozione del territorio fatto in modo nuovo, diverso dal solito. Questo progetto l'abbiamo condiviso con Federalberghi, i commercianti, poi con i sei sindaci, abbiamo avuto anche l'assenso dall'assessore al turismo della regione Campania, Matera, e poi si è bloccato inspiegabilmente, come tante cose vengono qui a Ischia, cioè tanti progetti che poi si fermano perché magari bisogna che qualcuno inizi a dare là, inizia a svolgere quel ruolo che poi serve per portare avanti e mettere in pratica quello che tante volte diciamo. E questo è un progetto importante per l'isola, è una società del Trentino Alto Adige, ma potrebbe essere una qualsiasi altra società. L'importante è creare queste sinergie anche con le amministrazioni, con le altre associazioni e con la Regione Campania. Tra l'altro, ecco, la Regione Campania, però intanto c'è questo nuovo corso anche per quanto riguarda l'azienda di cura e soggiorno che si è trasformata, benché da un anno non abbiamo notizie ancora. Anche lì, ecco, quella potrebbe essere la nuova azienda, potrebbe essere il punto centrale che potrebbe essere da raccordo di tutte le realtà isolane. Sì, è una realtà nata lo scorso anno, appunto, che diciamo che nel chiudere le aziende di cura e soggiorno si è formato un organismo nella Regione Campania dove c'è un presidente e cinque persone che comunque lavoreranno per i territori. Una di queste persone è una persona a noi nota, insomma una persona che ha fatto tanto per Ischia e continua a lavorare per Ischia, è Mimmo Barra, e speriamo che si avvii prima possibile, perché comunque è un anno che è stata già è stato coordinato questo organismo. Presentato a Napoli il piano strategico della città metropolitana rivolto ai 92 comuni del territorio provinciale. I comuni potranno attingere all'avanzo di amministrazione che ammonta a 431 milioni di euro, lo sottolinea il consigliere metropolitano Giuseppe Tito. Sentiamo. Il piano comporta due asset importanti che sono, uno riguarda la cultura e il turismo, ma soprattutto l'altro più importante e fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente e per il dissesto idrogeologico. Lavoreremo affinché gli attori principali siano i 92 comuni della città metropolitana, affinché loro con le proprie richieste potranno attingere al nostro avanzo di amministrazione che è pari a 431 milioni di euro. La decisione spetta a loro, noi lavoreremo affinché tutti quanti assieme si possa raggiungere questo obiettivo importante per le nostre comunità. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato il decreto per 7.600 assunzioni nel settore della sanità. Abbiamo approvato decisioni importantissime, ha detto De Luca, ho firmato i decreti per il piano per il personale ed ha approvato l'assunzione di 7.600 dipendenti nella sanità campana, cioè ho approvato tutti i piani per il personale presentati da tutte le ASL e dalle aziende ospedaliere della Regione. Parliamo di questi nuovi posti di lavoro. In questo periodo, ha detto il Presidente, si fa anche fatica a fare i concorsi per i medici di pronto soccorso. Non partecipano, c'è grande penuria di medici in alcuni campi. È stato revocato lo sciopero dei medici in programma il prossimo 25 gennaio. La decisione arriva dopo un incontro positivo tra il Ministro della Salute Giulia Grillo e l'intersindacale medica che raggruppa i principali sindacati della dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Resta lo stato di agitazione della categoria. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, il calcio. Mister Bilardi resterà al suo posto sulla panchina dell'Ischia. Lo ha chiarito il dirigente gialloblu Salvi Monti nel corso della trasmissione di ieri sera a bordo campo Il Commento. Sentiamo lo stralcio. Ho saputo che Ciro Bilardi era rimasto talmente male della prestazione della propria squadra contro il Maued che avesse dichiarato proprio a qualcuno, dice, ma che aspettate, che mi cacciano per giocare meglio? E queste parole e questo modo di affrontare l'argomento, volete che vado via per giocare meglio, sia stato preso quasi come delle vere e proprie dimissioni. È giusto innanzitutto ribadire, ripeto, che non c'è stata nessuna volontà da parte di Bilardi di lasciare l'Ischia e nessuna intenzione da parte della proprietà dell'Ischia di sostituirlo con un altro allenatore. Permettimi anche di dire che è brutto parlare di se stessi
è brutto lodarsi, perché chi si lode si imbrotta, però credo che a Ciro, ai suoi collaboratori e a questi ragazzi vada fatto comunque un grande complimento, perché io sfido a trovare qualcuno che 6 mesi fa avrebbe potuto prevedere che il 21 gennaio l'Ischia stava in questa posizione di classifica. Ci abbiate invitato per ribadire che Ciro Bilardi ha la fiducia piena ed incondizionata da parte del nostro Presidente e di tutta la società. E posso pure dire che oltre a quello che è circolato nelle settimane scorse, se Ciro vorrà sarà l'allenatore dell'Ischia anche per la prossima stagione. Fai bene a dirlo, perché sembrava che già ci fosse un progetto e nel progetto un cambio tecnico con Ciro Bilardi che avrebbe assunto un altro ruolo. Ma direttore, circo, come ha detto efficacemente mister Citarelli, noi da un lato dobbiamo anche ringraziare che tanti appassionati quotidianamente passino una parte più o meno importante del loro tempo a seguire la nostra attività, dico la nostra anche se essenzialmente quella dei calciatori e dei tecnici, però poi dopo in un fascio così ampio, in un range così ampio, poi dopo di notizie è chiaro che alcune sono vere, altre sono infondate, alcune sono verosimili, quindi non c'è nessuna staffetta all'orizzonte prevista. Se Bilardi, che è una persona che ribadisco gode della fiducia del nostro Presidente, che reputa che il lavoro che sin qui ha fatto lui con il suo staff tecnico e con tutti i calciatori è veramente di altissimo livello, se vorrà proseguire anche per il prossimo anno sarà sicuramente lui l'allenatore dell'Ischia Calcio in questa sede, o magari, come tutti ci auguriamo, in un'altra migliore di quella che attualmente ci vede impegnati dal punto di vista agonistico. La società del Real Forio è intervenuta con un comunicato stampa nel quale riconferma la presenza di mister Isidoro Di Meglio alla guida della squadra e annuncia il ritorno di Vito Manna nel ruolo di direttore sportivo. La società del Real Forio, unita, intende innanzitutto smentire alcune esternazioni apparse su diverse testate giornalistiche isolane e non, che mettevano in discussione la figura dell'allenatore facendo ricorso anche a rappresentazioni equivoche ed anche offensive nei confronti dello stesso. Isidoro Di Meglio, dice la società, è sempre stato un punto di riferimento per la squadra e la società intende rinnovare la fiducia nei suoi confronti, indicando anche che sarà lui l'allenatore sino al termine del campionato. Il Real Forio è inoltre lieto per il ritorno nel gruppo dirigenziale dell'avvocato Vito Manna, che assumerà le vesti di direttore sportivo, mentre Antonio Boria viene promosso alla carica di direttore generale con importanti mansioni di coordinamento ed organizzazione dell'intera società biancoverde. Ed ora Golden Goal a bordo campo, vi mostriamo come sempre i 10 gol più belli votati sul nostro gruppo Facebook. In testa Vincenzo Monti, vediamo i gol. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. High on life till the day we die. We'll be right back.
my fingers out of sight. How could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I'm out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights with you. Ed ora passiamo al campionato juniores. Nel girone C il derby tra Ischia e Forio se lo aggiudicano i biancoverdi vincendo a Rispoli 2-1. I gialloblu vengono scavalcati in classifica proprio dal Forio, che sale ad 8 punti contro i 5 dell'Ischia. La capolista Afro Napoli ha battuto in casa 3-1 il Lacco Ameno, consolidando il primato. Il Barano ha osservato un turno di riposo, restando a quota 15 punti in 11 giornate. Ed ora il calcio a 5 con i risultati delle isolane, un successo fondamentale per la Virtus Libera Forio nel girone B di Serie C2. La compagine foriana ha superato al Pala Casale 6-3 l'Atletico Saviano Ottaviano. La zona playoff ora è più vicina, infatti sono soltanto 2 punti che separano i biancoverdi dal Pomigliano. Nel girone D di Serie D la Fenix è stata battuta in casa 2-1 dall'Oratorio San Ludovico. Anche la Futsal Ischia esce sconfitta al Pala Tagliatela, Real Bacoli si impone 7-3. Infine un successo che consente alla Virtus Ischia di abbandonare il fondo classifica. Sul campo del Real Casarea gli isolani passano 7-2. Il Forio ha osservato un turno di riposo. Il basket, monologo foriano nella Serie C Silver di basket maschile. I biancorossi del Forio Basket ritornano al Pala Casale con una larghissima vittoria sul fanalino di coda Virtus 04 Curti, abissale 80-38 per il Forio, che si sbarazza della compagine ospite senza alcun problema. Forio che si concede anche una soddisfazione aggiuntiva facendo esordire Aiello e D'Ambra, classe 2002-2003, entrambi del vivaio biancorosso. La classifica vede il Forio terzo a quota 20 punti dietro al Marigliano a quota 22. Ischia pallavolo battuta dall'efficienza Energia Lecce nella Serie B maschile. Trasferta amara per gli isolani che crollano 3-0. Gli ischitani non riescono mai a rientrare in partita. Il Lecce ne approfitta e porta a casa un buon successo. Nonostante la sconfitta, l'Ischia mantiene invariato il margine sulla zona rossa, che resta di più 7 sulla Versa Normanna, anch'essa battuta. Cambiamo decisamente argomento, non soltanto attività dilettevoli all'associazione Luca Brandi, ma anche un corso di latino per i ragazzi che devono recuperare un po' di terreno perduto. Vediamoci il servizio. Oltre a quelli che sono i corsi di diletto, all'associazione Brandi c'è anche un corso più utile per quanto riguarda per esempio la scuola, e si tratta del corso di latino. Il corso di latino, anche questo è stato uno dei primi corsi che abbiamo inserito tanti anni fa, grazie a Tina che si è subito resa disponibile. È un corso speciale, diciamo, perché chiaramente a differenza degli altri dove ci si viene un po' a divertire o comunque provare le proprie passioni, il corso di latino è quello dove si viene a fare un po' di doposcuola, diciamo la verità. Però questo serve soprattutto alle famiglie a non gravare con un insegnante apposito per latino, che chiaramente ha un costo maggiore, quindi diciamo c'è anche la parte sociale in questo. E poi abbiamo delle belle ragazze che seguono, quindi tu ti fai gli occhi, diciamo così. Allora, l'insegnante, Tina Di Frenna, ho insegnato per anni al liceo classico latino e greco, vabbè, italiano al ginnasio in realtà, e per me è un piacere venire qua perché mi sento ancora giovane. Io le voglio fare una domanda che non c'entra con i laboratori. Molti dicono che il latino non serve. No, io penso invece che serva, ma ha la stessa funzione della matematica, perché insegna al ragionamento. Cioè, quindi è importantissimo, perché ci sono nella traduzione, innanzitutto, vabbè, come anche educazione linguistica, perché molto spesso alcuni termini per loro sono strani, obsoleti, invece poi capiscono il senso del così. Fanno progressi questi ragazzi? Sì, abbastanza. Però insomma,
Cioè io sono molto contenta perché loro si vanno prima a casa, poi ritornano, quindi voglio dire anche per loro è molto impegnativo, perché poi ritornano a casa e devono studiare per le altre materie, quindi c'è un grande impegno. Approcci da partire dal 25 gennaio inizieranno i workshop previsti nell'ambito del progetto Energie Sinergiche dedicate ai giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, un progetto promosso dall'assessorato alle politiche giovanili di Procida guidato dall'assessore Rossella Lauro. In totale 24 giovani che hanno presentato la domanda per aderire a questa iniziativa. In occasione del giorno della memoria, l'Istituto Cristoforo Mannella ha organizzato due flash mob per non dimenticare le vittime della Shoah. Il primo si terrà giovedì prossimo a mezzogiorno ad Ischia Ponte, l'altro lunedì 28, sempre alle 12, sul corso principale e a Piazza San Gaetano, a Forio. Tra poco, dopo questa edizione telegiornale, torna la rubrica Le delizie di Daniela con nuove puntate dedicate alla cucina dolce e salate. La personal chef Daniela Scotti ci proporrà oggi la ricetta della brioche incoronata. Seguirà l'Isola Siamo Noi con il consueto spazio dedicato alla storia a cura dell'avvocato Giovanni Di Meglio e quindi una nuova rubrica che si chiama In Città. Ed ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Per domani, al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, cieli nuvolosi con possibili brevi rovesci nevosi. Quindi nulla di nuovo, c'è ancora pioggia all'orizzonte. Dunque, chiudiamo questa edizione del telegiornale, vi lascio quindi alle nostre rubriche a partire dalle nuove puntate delle delizie di Daniela e noi ci rivediamo, come sempre, all'edizione delle 14. Arrivederci.